Siamo qui con Gian Maria Jani, rettore dell'Università di Torino, una notevolissima realtà della cultura, dell'istruzione a Torino, 67.000 studenti, molti vengono da fuori Torino, vengono dalla regione, ma vengono anche dal tutto il resto d'Italia e vengono dall'estero, quindi una realtà sicuramente significativa. Uno dei problemi più importanti per gli studenti sono le borse di studio, perché permettono loro di studiare anche fuori sede. In questi ultimi tempi ci sono stati diversi problemi proprio per avere le borse di studio. Parliamo con il rettore e chiediamo a lui quali sono le prospettive per gli studenti fuori sede. Le prospettive per gli studenti sono decisamente legate a quello che deciderà il nuovo governo regionale. Noi abbiamo perso come Università di Torino una cifra drammatica di interventi della regione in borse di studio. Siamo crollati attorno ai 10 milioni di euro, che sembrano tanti, ma in realtà sono meno della metà di quanto veniva elargito in passato. Noi chiediamo, l'abbiamo fatto con una lettera aperta firmata da me e dai rappresentanti degli studenti a tutti i candidati al ruolo di Presidente della Regione, di riportare i finanziamenti per borse di studio ai livelli del 2008-2009. Riportarli quindi a una cifra che viene cofinanziata dal Ministero, che sia pari a quella delle altre grandi regioni che hanno grandi università, come ad esempio l'Emilia-Romagna. Quindi in che cifra parliamo? Parliamo, l'attuale stanziamento è di 10 milioni di euro, dobbiamo tornare ai 24 che ci consentono di dare un contributo che non copre sicuramente tutto, ma che comunque è significativo a tutti gli studenti che sono idonei. Noi abbiamo questa assurdità oggi dello studente idoneo senza borsa, cioè la persona che avrebbe diritto ad avere il suo sostegno, ma che non lo riceve perché non c'è stato lo stanziamento. Per far questo sul piano politico è necessario che finalmente si comprenda che la borsa di studio è un investimento per il territorio, non è un costo. Altro problema per gli studenti che si iscrivono all'università, non solo a Torino naturalmente, ma noi parliamo dell'Università di Torino, è il numero chiuso, quindi la difficoltà in molti casi di accedere alle facoltà universitarie. È giusto o non è giusto avere il numero chiuso? In principio io credo che non sia giusto avere il numero chiuso. Esistono delle realtà come il corso di laurea in medicina e chirurgia dove il numero chiuso è stato disposto per norma europea e poi norma nazionale. Allora è chiaro che un corso come quello in medicina e chirurgia non può formare che medici e quindi che debba essere programmato il numero di medici che sarà necessario al paese da qui a 10 anni, 6 anni di corso più la specialità. Quindi una programmazione è importante. Non possiamo aprire a tutti dicendo laureatevi e poi chi avrà fortuna troverà lavoro e chi no. È necessaria una programmazione come viene fatta in gran parte d'Europa. Io ritengo che il test così come è stato disegnato, in particolare offerto ad aprile, non sia la soluzione. In altri paesi si seguono altre procedure. In Francia, ad esempio, la programmazione e la selezione avviene nel corso dei primi 2 anni. Il ministro Giannini di recente ha dichiarato che vuole superare il numero chiuso a medicina. Bene, se questo è un intendimento lo vedremo, si tratta però di dire agli Atenei, parliamo del 15-16 perché la selezione per 14-15 è stata fatta, bisognerà dire agli Atenei in che modo noi potremo sostenere un afflusso che sarà quintuplicato rispetto ad ora. Serviranno aule, serviranno docenti. E inoltre riteniamo che se si deciderà di passare, ma questo dovrà essere deciso in un modo un pochino più organizzato e d'accordo con gli Atenei, a una nuova modalità di selezione, questa debba essere condivisa con gli Atenei e inoltre non affidata al caso. Trovo il docente severo, non passo, trovo il docente meno severo, passo. Ci vorranno dei processi di selezione nel corso dei primi 2 anni. Tutto questo comunque da impostare. Per quel che riguarda il numero chiuso negli altri corsi di laurea, noi intendiamo avviare un progetto per riaprire corsi di laurea in modo da consentire agli studenti di seguire la loro vocazione. Attualmente noi, esclusa medicina, abbiamo il 37% delle matricole che si iscrivono a corsi a numero programmato con test. Questo non risponde sempre a una necessità e quindi nel 15-16 cercheremo di riaprire. Molto bene. Un altro grande argomento che coinvolge la regione e coinvolge anche tutti i cittadini è il problema sanitario, in particolare la città della salute. Se ne è parlato tanto in questi ultimi anni, si sta decidendo dove costruirla, ci sono diverse opzioni, ci sono diversi punti di vista. Vediamo che cosa ne pensa il rettore dell'università.
Sulla città della salute l'università partecipa a pieno titolo, noi siamo nella U dell'azienda ospedaliera universitaria che fa capo ai grandi ospedali, quindi essenzialmente al polo città della salute e della scienza, Molinette, Sant'Anna, Regina Margherita, CTO. Tanti tentativi sono stati fatti negli anni passati, nessuno direi in modo serio. Io condivido con alcuni colleghi, in particolare con il direttore della scuola di medicina, professor Ghigo, l'idea che aprire un cantiere alle Molinette sia veramente impensabile. Il candidato Sergio Chiamparino ha più volte dichiarato che la sua soluzione per la città della salute è l'area Fiatavio. A noi questa pare una buona idea, l'area, se non sbaglio, è in capo alla regione, i mezzi di trasporto sono organizzati in modo tale da consentire un buon afflusso. E inoltre c'è un grande spazio all'interno del quale, oltre alla città di salute, secondo noi dovrà stare tutta la didattica di medicina che oggi soffre molto perché è sparpagliata sul territorio in una situazione che non può essere mantenuta ancora a lungo. Bene, grazie Rettore.